Ciao amiche e ciao amici, vediamo i cinque poteri della mente. Il primo potere è il potere del distacco dal risultato. Potere del distacco dal risultato significa non essere collegato, non essere attaccato alle situazioni, alle cose materiali, al successo materiale e alle persone fondamentalmente. Perché nel momento in cui sei attaccato a questo risultato, A, intanto avrai molte meno possibilità di raggiungerlo. B diventerà anche poi, in un momento che tutti attraverseremo, che è il momento della morte, che magari non ci si pensa, diventerà il più grosso ostacolo. Il più grosso ostacolo per una buona rinascita è proprio l'attaccamento a questa, diciamo, alle cose di questa vita, della vita che stiamo facendo. Quindi, ma per evolversi in generale, anche all'interno di questa vita, bisogna avere il distacco, cioè io faccio delle cose. Faccio le cose che credo sia giusto fare, ma con distacco, non mi importa se poi il risultato va, se non va. Lo analizzerò in modo, diciamo, scientifico, lo analizzerò in modo logico e razionale, vedrò dove ho sbagliato e cercherò di fare delle cose, ma devo mantenere necessariamente il distacco. Mantenere il distacco significa non essere collegati, diciamo così, mentalmente a quello che devo ottenere, altrimenti non riuscirò mai ad ottenerlo. E tra l'altro le cose materiali o anche le situazioni che non mi interessano più, che non sono più utili, devo abbandonarle e direzionare questa energia verso qualcosa di positivo. Questo va bene anche nella fine della vita. Nella fine della vita, se io mi libero delle cose che ho, le risorse materiali e le utilizzo per qualcosa che possa dare a lungo termine un beneficio, è come se prendessi delle quote di una società, mi daranno karma positivo per molto tempo. Quindi, nel senso che se metto il mattone per dire in un ospedale che continua a dare beneficio a molte persone anche 100 anni dopo, io appartengo alle cause. E quindi non sarò più in questa vita, non sarò più in questo corpo, magari non sarò neanche più in questo universo, sarò da qualche altra parte, come diciamo in un'altra reincarnazione, ma continuerò a livello karmico a ricevere i benefici di quell'azione che ho fatto chissà quante vite prima, insomma. Quindi direzionare le cose che abbiamo verso azioni positive genera un karma e se sono azioni che poi nel tempo crescono, come un effetto palla di neve, aumento di molto le mie possibilità di avere una buona rinascita. Ma già in questa vita ne traggo benefici, perché il karma, come legge d'attrazione, si manifesta già in questa vita. Infatti, in molte civiltà orientali, nei tempi di maggior siccità, scarsezza di cose, aumentavano le offerte, aumentavano i doni, aumentava l'altruismo. Perché? La legge dell'attrazione prevede che se noi ci sintonizziamo su una frequenza elevata, libera da veleni mentali, otterremo risultati legati a quella frequenza. Se invece ci focalizziamo sulla frequenza della paura, sulla frequenza della perdita, otterremo paura e perdita. Quindi questo è veramente importante in questa vita e in un'ottica più ampia e anche in un ciclo di vite nel cui ci troviamo, insomma. Bene. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Ciao!